Un'altra scuola che ha sotto il suo controllo il dirigente scolastico Giacomo Vescovini è la scuola di Solignano. Quali sono le peculiarità di questa scuola e quali sono i rapporti anche con l'amministrazione, con il paese, con la cittadinanza? Allora, la scuola di Solignano ha una, diciamo, un grande vantaggio, che è quello di avere una struttura che ospita primaria e secondaria di primo grado in ambienti molto ampi e che danno grandi possibilità ai ragazzi, dotazioni all'altezza della situazione e quindi direi che come struttura a servizio della comunità territoriale non è certamente diciamo così è una struttura invidiabile, ecco, rispetto a tante altre che ci possono essere anche sul territorio provinciale. Il rapporto con l'amministrazione è sicuramente molto positivo, tant'è che cerchiamo anche con l'amministrazione di ottimizzare tutte quelle che sono le risorse a disposizione della scuola, cerchiamo di migliorare tutto l'aspetto anche strutturale, leggasi, non so, gli interventi sulla palestra o sulle strutture. Abbiamo anche nella scuola di Solignano la parte dedicata alla scuola dell'infanzia, è un edificio di un'epoca precedente rispetto alla primaria e alla secondaria, però è un edificio capace, diciamo così, di accogliere la presenza di una discreta quantità di bimbi. Noi abbiamo attualmente 25 bambini nella scuola dell'infanzia di Solignano. Ecco, su quella stiamo lavorando, stiamo ragionando anche con gli insegnanti per una, diciamo, riqualificazione dell'ambiente esterno, in modo da poter dotare il giardino che i bimbi hanno a disposizione di nuovi giochi, nuovi spazi per poter, diciamo, fruire il più possibile dello spazio, come vi dicevo, esterno alla scuola stessa.